stasera con la cena vegana che stiamo assaporando tutti, che è buonissima, eccetera. Però secondo me non è questo, insomma, il classico modo di alimentarsi dei vegani. Secondo me questa sera con questa splendida cena stiamo dando dimostrazione della vastità della cucina vegana, in quanti modi si possono preparare piatti succulenti, saporiti, nutrienti e senza effetti collaterali. Però in casa non è che quelli che non sono vegetariani pensano, ecco, per diventare vegetariani io devo studiarmi un'enciclopedia, sapere come si preparano il seitan, il tofu, il tempeh e così via, altrimenti non sono vegetariani. No, le cose non stanno in questi termini. Perché sapete che cosa mangiano i vegetariani? La domanda non è questa, che cosa mangiano i vegetariani. La domanda è semplicemente capire che cosa si esclude dalla nostra vita e si mangia tutto il resto, cioè quello che offre il mercato tradizionale ortofrutticolo di stagione e del luogo. Questa è la vera alimentazione di tutti gli esseri viventi, di tutte le specie animali che nascono in un luogo. Chiaro? Quindi non si tratta di sapere come, quanto, che cosa, calcolare il quantitativo proteico, calorico, eccetera, eccetera. No, non è questo, è sbagliato. La cucina vegetariana è una cucina semplice, esclude dalla sua dieta carne, pesce, possibilmente derivati, e mangia tutto il resto. Dice, che è tutto il resto? A tutti i tipi di verdure, tutti i tipi di legumi, le patate, il riso, la frutta, tutto quello che offre l'universo, eccetto animali e derivati, in modo molto semplice. I piatti più semplici sono e meglio si digeriscono. E comunque, anche questo è un discorso molto grosso. Ah, volevo darvi un altro consiglio, che non avevo completato il discorso sulla malattia, sulle malattie in genere. Allora, siccome noi non ci si vede tutti i giorni, non abbiamo la possibilità di restare in contatto, però ricordatevi che tutte le volte che è in atto nella vostra vita una malattia di qualunque tipo, ricordatevi che la scienza dell'igienismo, la grande scienza dell'igienismo e la scienza vegetariana ci dicono che nulla che arriva dall'esterno serve a guarirci. Cioè non è niente che noi ingeriamo dall'esterno che ci aiuta a guarire. L'unico modo per sconfiggere qualunque, dico qualunque tipo di malattia, o se non tutte, quasi tutte le malattie, è quello di dare al tuo organismo la possibilità di potenziare le sue difese immunitarie. Soltanto quando le difese immunitarie del tuo organismo sono ai massimi livelli è in grado di sconfiggere qualunque malattia e non ti prendi nessuna malattia, oppure sconfiggi le malattie che sono in atto. Per avere le difese immunitarie al massimo livello devi escludere tutto ciò che le abbassa, le difese immunitarie. È chiaro? Cioè tutti i cibi inquinati, tutti i prodotti chimici, fumo di sigaretta, l'alcol, le droghe e così via. La carne, il pesce, i formaggi, ricordatevi che i formaggi fanno ancora peggio della carne stessa. Allora, per passare alla domanda sulla B12, no? Diciamo che la vitamina B12 è una componente fondamentale. È un po' lo spauracchio, specialmente dei nutrizionisti televisivi, sì, vabbè, voi vegetariani, però dovete stare attenti perché voi potete, se non sapete bilanciare correttamente quello che mangiate, rischiate carenze di ferro, di calcio, soprattutto vitamina B12 che si trova soltanto nel mondo animale, no? Ora, nessuna specie che esiste in natura ha bisogno di un altro, di un nutrizionista che appartiene a un'altra specie che gli dice che cosa mangiare. Nessuna generazione che ci ha preceduto, che ha preceduto l'ultima, ha avuto mai bisogno di qualcuno che gli indicasse che cosa, come, quando, qua, come mangiare, no? Tutti gli esseri viventi spontaneamente sono inclini verso l'alimento ideale, specifico, specie specifico per la loro sopravvivenza e per la loro evoluzione. È vero che
la vitamina B12 si trova soltanto nel mondo animale ed è prodotta da funghi e dai batteri, delle muffe. E pare che i nostri progenitori, cioè gli esseri umani, non producono la vitamina B12, la devono per forza introdurre dall'esterno. Fino adesso noi non abbiamo mai avuto bisogno o carenze di vitamina B12 semplicemente perché i cibi che consumavamo erano naturali e la vitamina B12 si forma sulla buccia degli alimenti, sulla parte esterna, insomma la parte sporca. Quindi mangiando, tornando a mangiare frutti, frutta e verdura allo stato naturale, possibilmente biologica, non lavate troppo bene, si ingerisce quel minimissimo, quell'ombra di vitamina B12 che serve a scongiurare eventuali paventate carenze di B12 che arriverebbero dopo 10, 20, 30 anni a seconda delle condizioni dell'individuo. Cioè più un individuo sta in forma e meno ha bisogno di vitamina B12. Comunque la vitamina B12 serve per il metabolismo proteico. Più proteine ingerisci e più hai bisogno di vitamina B12, perché un quantitativo maggiore di vitamina B12 non fa altro che rendere il sangue sempre più denso. Meno vitamina B12 hai e più il sangue è fluido, discorre meglio nelle vene. Comunque quel minimo quantitativo di vitamina B12 lo puoi trovare anche nelle alghe, nei frutti biologici, eccetera eccetera. Nella peggiore delle ipotesi, coloro, diciamo, che sono coerentemente, perché il problema sta solo in questo, il problema è solo di quelli che sono rigorosamente vegani e da moltissimi anni, non da coloro che sono vegani da un anno, due, tre, ma da moltissimi anni. Allora, coloro che sono rigorosamente, cioè che escludono ogni pezzettino di formaggio, che escludono ogni gelato, ogni biscotto che possa contenere uova, allora chi è rigorosamente da molti anni, allora potrebbe incorrere a qualche carenza di vitamina B12. In quel caso, se uno vuole escludere questo pericolo, basta che prende 2000 microgrammi di B12 Lanciano Cobalamina, che si vende in farmacia, 100 compresse una volta a settimana, 2000 microgrammi, è stato tranquillo, non ha nessun problema. Tra l'altro non è prodotta da animali, quindi anche sotto l'aspetto etico siamo a posto con la nostra coscienza.